per accrescere la consapevolezza su quella forma estrema di disagio giovanile che è il suicidio, l'associazione La Tazza Blu e il Museo Nazionale del Cinema, in collaborazione con CIFA Onlus e con Fondazione CRT e Unicredit Foundation, hanno organizzato per le scuole una proiezione gratuita del film 5 giorni fuori al Cinema Massimo di Torino. Il suicidio fra i giovanissimi è un tema purtroppo di grande attualità. Negli ultimi 2 anni i tentativi sono aumentati del 75%, età media 15 anni. I giovani adulti e gli adolescenti hanno aumentato le richieste di aiuto di oltre il 60% nel 2021-22 rispetto al 2018-19. Signora Stoppelli, il film che si viene proiettato oggi è una delle iniziative che la vostra associazione fa per aiutare i ragazzi, gli adolescenti a parlare di suicidio. Quali altre iniziative mettete in campo? Ma noi abbiamo collaborato con il Salone del Libro 2 anni, sempre per la prevenzione. Nelle scuole abbiamo difficoltà ad entrare, quindi in realtà le iniziative che più ci danno visibilità sono proprio quelle con il Museo del Cinema e il Salone del Libro. Poi abbiamo fatto qualche formazione, ma il tema è difficile da affrontare, fa paura. Ma i ragazzi sono disponibili a parlarne tutti insieme o è un argomento per loro difficile da affrontare? I ragazzi e le ragazze sono molto disponibili, non hanno nessuna paura, anzi chiedono di parlarne. Siamo noi adulti che abbiamo grandi difficoltà e tiriamo su tanti muri, perché i ragazzi ne parlano tra di loro e ne parlerebbero volentieri, tant'è che oggi comunque ce n'è 371 lì dentro. Dottoressa Barbier, questi 2 anni di Covid, di lockdown hanno peggiorato moltissimo la situazione fra gli adolescenti e forse anche non solo fra gli adolescenti. E forse non solo per il Covid. Che cosa sta succedendo ai ragazzi? Questa è una bella domanda. Forse se lo sapessimo esattamente saremmo in grado anche di prevenire meglio di quanto non lo stiamo facendo adesso. Sicuramente il Covid ha causato a tutti un po' una situazione anche di assolutamente inusuale, che ha portato dei grossissimi cambiamenti nelle nostre quotidianità, e i ragazzi probabilmente sono quelli che ne hanno risentito di più, perdendo quelli che sono stati anche molto semplicemente i loro punti di riferimento, ad esempio la scuola, i compagni, no? Le relazioni sociali, che forse più per gli adolescenti che per altri, come dire, che per altra età, probabilmente quello è stato il fattore determinante, o almeno è quello che i ragazzi raccontano a noi o che raccontano, insomma. E dopo forse tornare alla normalità non è stato così semplice. Nella mia esperienza professionale i grandi dimenticati sono stati gli studenti universitari. Tanti si sono trovati fuori sede a dover stare in una città in cui non conoscevano nessuno, a seguire relazioni online eccetera, e si sono trovati completamente spaesati dal disagio al desiderio di suicidio. Io ho sempre pensato che il passo fosse lungo. È così? Non è così? Ma il passo sicuramente non è breve, nel senso che poi, come dire, il pensare, il desiderare di voler morire in alcuni momenti della vita e nell'adolescenza può essere anche un pensiero comune, però rimane un pensiero, rimane un desiderio. Dal desiderio passare a un pensiero più strutturato, un'ideazione, una pianificazione, poi alla realizzazione del gesto, sicuramente c'è tanto, no? C'è tanto spazio, e questo è lo spazio dentro cui possiamo poi fondamentalmente provare ad intervenire.